Partiamo da una rapida, diciamo, carrellata su quello che sta facendo il PIL della domanda interna negli ultimi 15 anni, e poi vedremo anche le stime e le previsioni del Fondo monetario per il prossimo, per il prossimo quinquennio. Abbiamo un andamento del PIL che ha consentito, soprattutto vediamo nel 2008-2009, della crisi che ha colpito tutti i principali paesi avanzati, ma che ha recuperato piuttosto celermente. Che ha recuperato piuttosto rapidamente i livelli precedenti. Vediamo già nel 2010 un recupero del PIL significativo. Il lieve decremento del 2011 può essere ascrivibile a quello che è stato la tragedia dello tsunami. Per quanto riguarda la domanda interna, viene considerato un indicatore, viene tendenzialmente utilizzato come indicatore il tasso di importazioni. Quindi è un tasso di importazioni che, fatta eccezione per il periodo della crisi, è sempre stato estremamente dinamico. In questi 15 anni abbiamo una crescita media di oltre il 3%. Per fare un confronto, la crescita in Italia nello stesso periodo è stata dell'1,5%. Quindi un mercato estremamente interessante. Queste sono le stime e previsioni del Fondo Monetario per quanto riguarda il 2014 e gli anni successivi. Anche qui vediamo se il tasso di crescita del PIL è ancora piuttosto contenuto, su livelli più o meno di quelli che sono anche alcuni dei paesi dell'area euro. In realtà la dinamica delle importazioni è estremamente vivace. Come accennato dall'ambasciatore prima, il principale partner commerciale del Giappone è costituito dalla Cina. Questi sono i principali 12 paesi per l'importo, quindi da dove importa il Giappone. Vediamo che innanzitutto si tratta di un importo piuttosto concentrato. Qui sono solo 12 paesi, ma ricoprono già oltre il 70% degli acquisti del Giappone dal mondo. Altra caratteristica è che la vicinanza geografica pesa, e lo vediamo qui, lo vedremo nella slide successiva, nella quale parleremo delle esportazioni. Infatti, i principali paesi partner sono quasi tutti collocati a Oriente. Il primo paese europeo è la Germania, dal 12° posto. L'Italia si colloca al 20° posto per approvvigionamento Giappone. Questo invece riguarda le esportazioni giapponesi. Ancora una volta, quindi, come accennato prima, è importante la vicinanza geografica, e in questo caso, in questa selezione di paesi che costituiscono i principali partner, mercati di sbocco della produzione giapponese, ancora una volta, anche in questo caso, estremamente concentrati. Qui questi 12 paesi costituiscono quasi il 75% dei mercati di sbocco della produzione giapponese. Ancora una volta l'Europa ha un ruolo piuttosto marginale, la Germania è il primo paese, i Paesi Bassi il secondo, nonché il 12° a livello complessivo. A livello, diciamo, un'analisi merceologica mostra che il Giappone esporta prevalentemente prodotti ad alto contenuto tecnologico e ad alto valore aggiunto, per cui le esportazioni si concentrano in sostanzialmente nel settore degli automobili e autoveicoli in generale, della meccanica, dell'ottica e dei minerali. Per quanto riguarda invece le importazioni, essenziale è la dipendenza del Giappone dall'approvvigionamento energetico estero. Il Giappone risulta essere il primo paese per importo di gas al mondo, il terzo consumatore e il terzo importatore di petrolio greggio al mondo. Quindi anche qui il primo prodotto importato è costituito appunto dai combustibili. A seguire, ancora una volta, abbiamo per lo più prodotti ascrivibili al settore della meccanica,
della farmaceutica, della chimica e dell'ottica. Non irrilevante, alla undicesima posizione tra i principali prodotti importati, il parte del sistema moda, che è interessante per quello che è la nostra specializzazione, quindi vedremo le nostre esportazioni. Dove si colloca l'Italia? A livello europeo l'Italia costituisce il terzo fornitore del Giappone, dopo la Germania e la Francia, ma a livello mondiale la sua quota è ancora abbastanza marginale, quindi ricopre solo l'1,1%. L'interscambio commerciale tra Italia e Giappone, come ricordava prima il ministro Vattani, c'è stato un incremento. Fino al 2011 l'Italia ha avuto un disavanzo, un saldo commerciale in disavanzo, drenato soprattutto dalle importazioni sempre del settore meccanico e degli autoveicoli. A partire dal 2011, insieme ad un incremento delle esportazioni italiane, si nota in particolare un freno della domanda, un freno che non riguarda diciamo, i rapporti bilaterali tra Italia e Giappone, è stato un crollo delle importazioni che è avvenuto a livello globale, complessivo dell'Italia. E quindi questo però ha fatto sì che il nostro saldo commerciale passasse da un passivo ad un attivo. I principali prodotti, questa volta visti in chiave Italia e Giappone. Quindi cosa l'Italia importa dal Giappone? Dal Giappone importiamo essenzialmente autoveicoli, macchine di impiego generale, quindi macchine, prodotti chimici e mezzi di trasporto. Per quanto riguarda l'incidenza del Giappone in Italia, il Giappone pesa per lo 0,8% del nostro import. Tuttavia un import che è ancora piuttosto concentrato, anche in questo caso solo 5 prodotti sono quasi il 40%, oltre il 40%, quindi quasi metà del nostro import dal Giappone proviene da queste 5 categorie merceologiche. Per quanto riguarda l'export, in particolare, ancora una volta c'è una prevalenza del settore degli autoveicoli, anche della meccanica, della farmaceutica e del sistema moda. Non ci deve sorprendere il fatto che ci sia una certa somiglianza tra i prodotti che vengono importati dall'Italia e quelli che vengono esportati in Giappone, perché economie simili spesso si scambiano beni intermedi, componenti simili essenzialmente, avendo uno stesso livello di sviluppo economico. Quindi in questo caso il Giappone ha un'incidenza dell'1,4% sul nostro export. Qui vediamo una dinamica delle regioni italiane in Giappone. Queste sono quote, il grafico è sempre piuttosto stabile perché le quote di per sé non variano mai di anno in anno in modo estremamente rilevante, a maggior ragione a livello regionale. Tuttavia, credo che sia interessante per vedere che, in base alla specializzazione merceologica che abbiamo indicato prima, le regioni che commerciano di più, che esportano maggiormente in Giappone, sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Veneto, la Toscana e il Piemonte. Abbiamo detto un andamento piuttosto stabile. Particolarmente rilevante direi che è l'andamento della regione Lombardia, che ha acquistato 4 punti percentuali nel corso dell'ultimo anno, per lo più trainata dall'andamento della farmaceutica e della chimica, che abbiamo visto essere tra i prodotti più interessanti per il mercato giapponese. E Lombardia che riveste quasi un terzo, quindi, dell'export totale verso il Giappone. Gli esportatori italiani in Giappone, abbiamo una panoramica a partire dal 2004, si tratta di numero di operatori, vedete affiancato il numero degli operatori e il valore medio delle esportazioni. Se il numero di operatori ha visto una contrazione, soprattutto negli anni della crisi, sta progressivamente incrementandosi a partire dal 2012, la cosa interessante da notare è che invece il valore medio delle esportazioni sta crescendo, quindi numericamente sono meno le aziende, le imprese che esportano, ma esportano un fatturato sempre maggiore. Peraltro una delle caratteristiche direi
permettetemi questa breve parentesi su quello che è il lavoro dell'ICE e degli altri enti di promozione delle imprese italiane all'estero. Una delle missioni è proprio quella di incrementare il numero di esportatori il numero di esportatori non solo to cure ma anche diciamo in ottica strutturale, quindi quello che è uno degli obiettivi è proprio quello di far sì che il numero di esportatori non solo cresca ma si stabilizzi, in qualche modo strutturi una relazione tra l'Italia e il Giappone in questo caso costante e quindi non casuale. Qui vediamo qual è l'andamento, quindi le quote italiane rispetto ai vari settori di interesse del manifatturiero giapponese. Sull'asse delle Y trovate le variazioni delle importazioni del Giappone per settore manifatturiero nell'ultimo quinquennio.